Buongiorno ragazzi, spero siate tutti bene. Oggi è una giornata fighissima. Perché è una giornata fighissima? Perché a differenza delle solite giornate qua a Barcellona, che praticamente mi sveglio, mi faccio un caffè, vado in palestra e poi inizio a lavorare, oggi sarà un tantino differente. Ho pensato, perché no, di cercare la migliore palestra in assoluto a Barcellona. E devo dire, non è stata facile trovarla, ci ho messo veramente un sacco di tempo. Ne ho provate tipo 3, 4, 5 diverse, però non c'è mai stata quella palestra col feeling old school tipo americano che sto cercando e speravo di trovare qua a Barcellona. Però ieri hanno aperto una nuova palestra, non è accanto a casa, è 30 minuti da qui. Però ho pensato, allora sai che cosa faccio? Mi prendo una bella macchina, faccio un bel giretto in macchina, che da un sacco di tempo che non guido e io amo guidare, e vado con la macchina fino a questa palestra e proviamo a fare un'entrata, una prova gratuita, vediamo se ce la fanno fare. Io spero di sì. Una volta che siamo là facciamo tutto un bel allenamento con commentario e poi niente, vi faccio vedere che palestra spettacolare è. Quindi questo è il piano di questo video, vediamo un po' come va, lasciateci un like, iscrivetevi se siete nuovi e iniziamo. Allora, non so se riuscite a vedere ragazzi, però è una ficata, mi hanno appena mandato un messaggio con scritto dove posso prendere la mia macchina. Allora, non so se riuscite a leggere, raga, però è una ficata. Io ho preso la... riservato la macchina, ovviamente. Mi hanno mandato un messaggio dicendo esattamente dov'è che la posso trovare. E io sono qua a Jardinets de Gràcia, che è tipo praticamente tra Viale Diagonal e Passeig de Gràcia qua a Barcellona. C'è un parcheggio, io adesso dovrei mettere il codice e andare a prendere la macchina che sta qua sotto. Una ficata mai vista prima. I'm very, raga, a me sa che è una di queste macchine quella mia. Fighissimo che stanno nel parcheggio, così mi mandano il ticket e posso prenderne una. Veramente complimenti. Allora, come vedete mi hanno appena mandato la chiave qui sopra, vediamo un po' quale è. Oh, quella lì, raga. Let's get it. Bella. Vediamo un po' così com'è. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Francese. Vous pouvez mettre la température à 20 degrés? Pardon? Non ha capito il mio francese. Allora ragazzi, stiamo in partenza. Come vedete qua c'è scritto che 29 minuti, 18 km. Non vedo l'ora ragazzi. Bello per la prima volta andare in macchina a Barcellona, mai fatto, è veramente veramente una ficata. Ragazzi, questa macchina era 40 euro, quindi non poco. Fatemi arrivare a sto video a 40.000 views, così più o meno ci stiamo. Dai, sto scherzando, è solo una frecciatina a YouTube che tanto non paga veramente più niente, un po' se ne approfittano. Comunque, arriviamo là, mi faccio un pasto pre-workout, un piccolo snack, purtroppo ho dovuto fare come fare e niente, ci vediamo là. Allora ragazzuoli, siamo arrivati finalmente, è passata una ventina di minuti, siamo praticamente a un centro commerciale appena fuori Barcellona. Io più o meno mi alleno fra una ventina e 25 minuti, quindi mi bevo adesso almeno mezza di quest'acqua, mi sono anche preso, ho fatto la spesa prima di andare, mi mangio una pesca che mi sono comprato e mi faccio anche 80 grammi di prosciutto crudo. Come vi ho detto, non è proprio il pasto pre-workout migliore, dovevo prepararmelo prima, però è stata una cosa molto on the cast, molto all'ultimo minuto. Ho detto, sai cosa, faccio un bel video interessante e parto, però volevo mangiare qualcosina che sennò c'ho fame. Sono già 1:58, io ancora non ho mangiato niente, sto a digiuno oggi. Quindi un po' di proteine, un po' di carboidrati. In più poi mi sono ovviamente portato le cose di MyProtein, perché non ci sarà allenamento senza MyPre 2.0. Questo è ovviamente il pre-workout con la caffeina, non ci avete assolutamente bisogno di prenderlo, solamente se siete un po' più intermedi oppure un po' più avanzati, allora avete bisogno di una carica in più, ve lo consiglio. Altrimenti questo è un altro prodotto che ho provato, Pump Enhancer si chiama, è praticamente un prodotto di NO2, quindi Nitric Oxide, è semplicemente a livello estetico. Quello che fa è aumenta il flusso sanguigno ai muscoli, quindi ti dilata un pochino le vene, aumenta il pump, diciamo che non è male. Se non l'avete mai provato, vi fate una o due pillole di questa, avete un bel pump come non l'avete mai avuto prima. Quindi questo è senza stimolante, questo invece c'ha un po' di caffeina. Io mi faccio, forse oggi sai che mi faccio questo. Se volete supportarmi, codice Musco a Vita, link in descrizione. Se usate il codice ottenete lo sconto voi. Per supportare me dovete passare dal mio link, è solo così che io prendo una piccola commissione. Vi ringrazio a tutti per il vostro supporto. Non avete idea di quanto mi fa piacere quando prendete delle cose, quando vedo che mi ripostano sulla pagina di MyProtein. Per me è importante, perché se vi ricordate, se per chi ci stava da
da tanto, dall'inizio usavo i loro prodotti, non ero sponsorizzato, però avevo un'idea e volevo veramente lavorare con loro e adesso sto lavorando con loro ed è tutto grazie a voi. Quindi vi ringrazio di cuore per tutto il supporto con questo mio, diciamo, mini progetto, mini collaborazione con MyProtein. Ho parlato troppo, mangio e ci vediamo in palestra. Guardate che bomba, ragazzi, sono praticamente arrivato in questo mega centro commerciale. Proprio un centro commerciale ci sta questa mega palestra che già sto intravedendo. Si chiama Dream Fit. Guardate, tutto qua, tutto là, tutto qua. Deve essere veramente una bomba. Andiamo a vedere un po' insieme, va? Ragazzi, sta struttura è veramente enorme. Poi ve la faccio vedere per bene. Mi ha detto che non posso filmare tutto. Che però se sto attento e non prendo gente posso filmare, quindi facciamoci un giretto, che hanno anche un posto fuori, hanno un solarium assolutamente incredibile. E c'hanno pure i pesi fuori, mi sa. Ragazzi, che dire, hanno tipo tutto un mega solarium e poi sapete la cosa più figa del mondo? Che c'è pure tutta una sezione con i vari pesi qua fuori, con le sbarre. Non c'è assolutamente nessuno. Che figata allucinante! Bellissimo. Io mi metto un attimo qua, mangio il mio pasto post workout, pesca, prosciutto, bevo un po' d'acqua e poi iniziamo ad allenarci, facciamo un chest and back day. Mi raccomando, raga, se vi piace anche a voi, lasciatemi un like e penso proprio che abbiamo trovato con Sammy dove andremo a fare i video. Ups, spoilerone. Se siete arrivati fin qua avete appena ascoltato uno spoilerone assurdo. Che figata! E ragazzi, scusate, ma sto veramente col sorriso stampato in faccia perché cercavo una palestra così a Barcellona, così enorme. A me piacciono un sacco le palestre, poi vuota, nuova. E poi guardate, praticamente lì in fondo, non so se riuscite a vedere, lì in fondo quella è Barcellona e noi siamo più tipo vicini all'aeroporto. Quindi non proprio vicino, però ne è valsa la pena al 100%. Cazzo, non vedo l'ora di farla vedere a Sammy. Allora, raga, vi faccio fare un attimo un giretto di sta palestra assolutamente assurda. Qui abbiamo una stanza piena di specchi enormi ed è, presumo sia tipo la stanza per fare box. Guardate qua i sacchi che ci stanno, un bordello di sacchi. Qua abbiamo delle altre sbarre per trazioni, un po' di rowing machine là e altra roba. Questa è praticamente la prima sala. Poi piano piano ci avviciniamo alla sala pesi, abbiamo qua, questa è una dip station, abbiamo un sacco di appunto tipi diversi per fare le trazioni, un sacco di pesi. Entriamo nella sessione interessante, un sacco di macchine techno gym, un sacco di chest press, veramente un bordello di roba fichissima. E se andiamo più avanti, vabbè, lì ci abbiamo le solite macchine di cardio e qua ci abbiamo la zona, un sacco di tipo panca, bilanciere, panca. Lì in fondo abbiamo i manubri e qua abbiamo degli squat rack là in fondo e poi dei cable machines. Quindi sembra veramente una cosa assurda sta palestra. Non lo so, tipo giocattoli per noi che andiamo alla palestra. E la cosa fighissima è che è appena aperta, quindi non c'è tanta gente, è vuota ed è spaziosa, grande. Penso di aver trovato la palestra migliore di Barcellona. Ragazzi, sto in questa palestra che è letteralmente assurda, cioè proprio out of the ordinary, non me l'aspettavo per niente, veramente, anzi è molto meglio di quello che mi aspettavo. Comunque ci sono un sacco di macchine fighe che vorrei utilizzare, però prima il dovere e poi il piacere. Quindi prima iniziamo pesanti di panca e un movimento per la schiena che penso che farò il rematore, così facciamo, alterniamo petto e poi schiena e poi passiamo a tutte le macchine e mi diverto un pochino. Quindi petto, schiena, ci divertiamo. Questo è un allenamento schiena e petto. Vi lascio vedere qua gli esercizi. Come vi ho detto, ho iniziato con due esercizi belli pesanti. Ho fatto la panca piana per 100 kg. Qua vedete 4 ripetizioni. E poi sono passato a fare anche il T-bar row per forza di cose. Questo era il primo esercizio della schiena. Mi sarebbe piaciuto avere, diciamo, un ripiano su cui mettere i piedi, però non l'ho trovato in palestra, solamente per prendere un ROM, quindi un'ampiezza del movimento maggiore, di conseguenza attivare meglio le fibre muscolari lungo tutta la loro lunghezza, però non c'era, quindi ho dovuto un attimino fare così, mi sono dovuto mettere con la schiena un pochino più, un pochino meno a 90, un pochino più dritta. Se ci fosse stato appunto un ripiano sarebbe stato meglio. Diciamo che ho provato anche a fare due impugnature diverse, la prima quella pronata, la seconda su.
supinata, e vi consiglio anche a voi, non rimanete nelle cose dogmatiche standard, dovete provare le diverse impugnature per capire qual è che vi attiva meglio il muscolo a voi. Dopo aver fatto questi due movimenti sono passato poi alle macchine Technogym. Ragazzi, quando sono in una nuova palestra ci sono nuove macchine, lo sapete, amo provare tutte queste cose diverse, soprattutto se poi nella mia palestra non ci sono, quindi siamo passati a fare una incline chest press. Buona, non ottima come sensazione, diciamo che era quasi troppo fluido il movimento della macchina. Sentivo poco la resistenza e poi al punto più alto, il punto della contrazione, sentivo un sacco di resistenza, quindi era un pochino strana, non mi è piaciuto tantissimo. Poi sono passato a fare invece quelle per la schiena, e quelle per la schiena veramente assurde. Ho fatto un pull down, queste sono le plate loaded, ho provato bene a mantenere la contrazione e a trovare l'impugnatura, l'ampiezza e l'impugnatura giusta, e a volte cambia, ragazzi, ok? Quindi anche qua magari una giornata trovate meglio che sia un'impugnatura più larga, in altra macchina trovate che sia più stretta. Non abbiate paura con le prime 2-3 serie di riscaldamento per ogni movimento a testare e a provare delle impugnature diverse, ampiezze diverse, dovete trovare quella giusta per voi che vi faccia sentire bene lavorare il target muscle. Poi fatto questo low row machine, veramente veramente stupenda. Questa è forse la mia macchina preferita di questa giornata, infatti proverò a tornare in questa palestra solo per usare questa macchina, una contrazione assurda. Potete fare il movimento con entrambe le braccia allo stesso tempo, oppure io mi sono anche alzato in piedi, io mi sono tolto praticamente dal sedino della macchina, mi sono appoggiato e anche qua l'ho fatto per avere una migliore contrazione, una ROM più ampio. Quindi non abbiate paura, le macchine sono standard, ma ovviamente siamo tutti individui, abbiamo le nostre differenze, magari anche solo una piccola variazione ci aiuta tantissimo. Quindi questo è stato l'allenamento, spero vi sia piaciuto, lasciatemi un like se è così e godetevi il resto del video. Ok raga, abbiamo appena finito l'allenamento, è andato abbastanza bene, ho fatto come avete visto schiena e petto. Vi faccio vedere un physique update, non è il massimo perché non sto più in definizione, quindi fisico normale, ho iniziato più o meno il mantenimento, il bulk, mangio un po' più sporco, quindi non vi aspettate chissà che cosa, vi faccio vedere. Back on the solarium, ragazzi, in questo momento purtroppo oggi non abbiamo utilizzato appunto la parte esterna di questa palestra, ma vedrete che la useremo, verrà il suo momento. Niente, vi voglio ringraziare se siete arrivati fino a qua e io adesso mi rilasso un po', prendo un po' di sole qua sul solarium e ci vediamo a casa. Ragazzi, voglio concludere qua il video, sono appena tornato a casa, mi sono fatto la mia cena, scusate non è molto fit ma non sto tracciando i macro, se oggi è andata così avevo voglia, ho un po' bruciato tutto, rischiavo di bruciare casa, mi sono fatto delle tortiglie, ci ho aggiunto del macinato magro, pomodorini e anche sotto sotto c'è del formaggio, quindi veramente una bomba, un po' bruciacchiato, brustolito, però buono. Voglio ringraziarvi tantissimo per aver visto questo video, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciateci un bel like, vi ringrazio di tutto, lasciatemi un commento su qualsiasi cosa, se vi è piaciuta la palestra, se non so, ditemi voi. E poi nei prossimi video vi aggiorno un attimo su alcune belle cose e non vedo l'ora veramente di iniziare a sparare il contenuto quest'anno. Come sempre, estremamente grato del vostro supporto, regà, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Dai, un ultimissimo check, direi non male, mi posso mangiare dai quelle patatine, che dite? Ci vediamo nel prossimo.